Ci sono aste giuste e aste sbagliate. Ci sono rose costruite bene e rose costruite male. Ci sono poi rose costruite bene che sono anche più facili da gestire rispetto ad altre. L'argomento di oggi è proprio questo. Andremo a vedere come fare un'asta, come fare una rosa che sia poi facile da gestire durante l'anno, perché spesso è uno degli aspetti che si sottovaluta di più. Quindi non solo costruire una rosa competitiva, ma anche una rosa che poi durante l'anno sia facilmente gestibile da chi l'ha costruita. Ma prima di iniziare, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade su questo canale. Ricordo che ogni giorno esce un nuovo video alle ore 13:30 dedicato alla preparazione del vostro fantacalcio, ma prima di continuare, sigla. Eccoci qua. Allora, come costruire una rosa che non sia solamente competitiva, ma anche facile da gestire durante l'anno? Sì, perché noi possiamo anche costruire una rosa altamente competitiva, ma se poi ogni domenica non sappiamo scegliere il portiere, lasciamo dei bonus in panchina sia a centrocampo che in attacco, abbiamo difficoltà a gestire la nostra difesa, allora è inutile o comunque abbastanza inutile aver fatto una rosa competitiva se poi non riusciamo a sfruttarla al meglio. Quindi oggi cercheremo di capire come appunto costruire una rosa di questo tipo che sia poi sfruttabile, diciamo, quasi al 100%, quasi al massimo della sua forza durante l'anno. Iniziamo intanto dal portiere. Allora, ovviamente qua, come sapete, ci sono due scuole di pensiero. C'è chi usa la tabella degli incroci tra le varie squadre in modo da andarsi a fare o un terzetto di tre portieri diversi o addirittura fare primo e secondo di una squadra con un altro portiere di un'altra squadra, oppure invece c'è la scuola di pensiero che va a prendersi un terzetto di una big e va con quello avanti tutta la stagione. Ovviamente ognuna delle due ipotesi ha dei pro e dei contro, perché è ovvio che se noi andiamo a prendere il terzetto di una big e poi quell'anno lì quella big fallisce totalmente la stagione, abbiamo dei grossi problemi. Allo stesso tempo, però, se andiamo a prendere tre portieri diversi e per vari motivi, basti pensare a quello che succede solitamente nei finali di campionato, poi uno o due portieri di quel terzetto non giocano più, eccoli che ci ritroviamo magari solamente con un portiere in rosa di una piccola, e allora a quel punto lì poi possiamo avere dei problemi. Poi, come dicevo, c'è la soluzione ibrida, avere magari due portieri di una squadra medio-alta, come gli anni scorsi potevano essere quelli della Lazio, quelli della Roma, eccetera, eccetera, e affiancare poi un altro portiere di una medio-piccola. Anche qui, però, il rischio è che se noi sbagliamo la squadra medio-alta, poi ci ritroviamo comunque col portiere della medio-piccola tutto l'anno. Quindi, qui, se noi vogliamo una rosa facile da gestire durante l'anno, il mio consiglio è di andare secchi su un terzetto di una big. Ovviamente, i rischi ci sono sempre, però se analizziamo gli ultimi anni, le ultime stagioni, vediamo comunque come squadre tipo Juve, tipo Inter, tipo Milan, solitamente ce l'hanno che possono prendere qualche gol in più, qualche gol in meno, ma è difficile che vadano a prendere tanti più gol degli altri. Quindi il mio consiglio è prendiamoci un pacchetto completo di una big, in modo che anche se il titolare per caso qualche partita la saltasse, abbiamo comunque il suo secondo e proseguiamo con quello. Ci togliamo tutto il problema di andare a scegliere ogni volta il portiere. Vi faccio un esempio: io l'anno scorso ho fatto due fantacalci, in uno avevo il terzetto del Milan, quindi i due fratelli Donnarumma più Tatarusanu, mentre invece nell'altro avevo i due portieri della Lazio e Audero. Inizialmente, nella mia idea, il titolare ovviamente doveva essere il portiere della Lazio, poi in realtà la Lazio non è andata benissimo nella prima parte di stagione e spesso poi mettevo Audero, e a volte avevo veramente tanti dubbi su chi mettere e qualche volta ho sbagliato. Invece, avendo il portiere del Milan con il secondo e il terzo, non sbagli mai. Quindi, consiglio personale, per quanto riguarda i portieri, andiamo a scegliere un terzetto di una big. Arriviamo alla difesa. Qua bisogna fare una grande distinzione. Bisogna vedere se
giochiamo col modificatore o senza modificatore. Se giochiamo senza modificatore, in realtà su 8 difensori possiamo prenderne 5 o 6 fissi, diciamo, da alternare ogni giornata a seconda delle partite. Qui non siamo a caccia di voti, siamo a caccia di bonus, quindi possiamo prenderne 5 o 6 e alternarli a seconda del momento. Se invece andiamo a scegliere di puntare sul modificatore, secondo me devono esserci almeno 3 difensori che a meno di squalifiche e di infortuni devono essere sempre presenti nel nostro 11 titolare. A quel punto ci sarà solamente un quarto slot da riempire e quel quarto slot, a seconda delle giornate, lo potremo andare a riempire con uno dei difensori restanti o, se proprio non ci convince nessuno, quella giornata lì potremo anche giocare con un 3-4-3. Quindi, come avete visto, già su 4 slot in difesa, 3 io li vado a scegliere fissi. E per fissi intendo o dei top o dei semi-top o comunque dei difensori che, a prescindere dalla partita, possiamo sempre mettere tranquillamente. Passiamo al centrocampo. Se giochiamo a 3, personalmente due centrocampisti almeno su 3 devono essere i nostri punti fissi. Possono essere dei top, come l'anno scorso sono stati ad esempio De Paul, Mkhitaryan o Luis Alberto, o possono essere anche dei rigoristi, penso ad esempio a Veretout o a Kessié. Insomma, giocatori che comunque, a prescindere dalla partita, noi andiamo sempre a mettere. Poi il terzo slot, se giochiamo a 3 a centrocampo, anche qua può essere scelto a rotazione tra 2 o 3 centrocampisti. Io consiglio sempre per reparto di fare al massimo una, massimo due scommesse a centrocampo e in attacco, di prendere 1/2 titolari fissi dal voto assicurato che ci serviranno durante la stagione nei momenti più difficili per andare a tappare i buchi di infortunati e squalificati, e poi c'è lo zoccolo duro invece della nostra rosa. In questo caso, giocando a 3, secondo me bisogna avere almeno 4/5 centrocampisti altamente competitivi, 2 fissi e gli altri 2 o 3 da far girare in quel terzo slot. Se invece giochiamo a 4 e quindi abbiamo puntato su una difesa a 3, quindi il nostro modulo di riferimento è un 3-4-3, allora lì dobbiamo avere almeno 6 centrocampisti competitivi, 3 fissi. A quel punto sarà il quarto slot a girare tra 2/3 giocatori, una scommessa al massimo e un giocatore titolare a tappare i buchi. Arriviamo poi all'attacco, che è il reparto dove spesso si lasciano bonus in panchina. Qui sicuramente è il reparto dove è più importante avere delle gerarchie almeno inizialmente ben definite. Ovviamente si gioca a 3 davanti, quindi se giochiamo a 3 davanti noi dobbiamo avere 2 giocatori fissi da mettere sempre e comunque. Come avete visto, su 11 giocatori, ipotizzando un 4-3-3, vi ho detto 3 difensori fissi, 2 centrocampisti fissi, 2 attaccanti fissi, sono già 7 giocatori più il portiere 8. Questo vuol dire che ogni giornata su 11 giocatori che dobbiamo schierare, a meno di infortuni e squalifiche, 8 giocatori sono già in campo. Questo vuol dire che le nostre scelte in realtà andranno a vertere solamente su 3 giocatori. Quindi una gestione di questo tipo è molto molto più semplice, perché non avremo da scegliere ogni volta 7-8 giocatori, ma dovremo andare ad occupare quei 3 slot a seconda delle partite, del momento di forma dei giocatori, eccetera, eccetera. Quindi torniamo all'attacco. 2 giocatori fissi, può essere un super top e un semi top, o 2 semi top dalla doppia cifra alta. Insomma, 2 attaccanti che, a prescindere dalla squadra avversaria, noi sappiamo che possiamo mettere sempre e comunque. E poi il terzo slot. Il terzo slot, indicativamente, ci può essere un giocatore assegnato nella nostra testa a quel terzo slot titolare, ma spesso poi durante l'anno possono succedere varie cose. Ci può essere, ad esempio, un quarto o quinto slot che noi avevamo preso così a completamento del reparto, che poi si rivela essere molto più in forma del nostro iniziale terzo slot. Ci può essere il nostro sesto slot, che è la nostra scommessa, che esplode totalmente e diventa titolare. Io, ad esempio, l'anno scorso, in un fantacalcio ero partito inizialmente con il tridente titolare Dzeko, Belotti e Morata in un fantacalcio a 10. Poi, a un certo punto, quando ho visto tra dicembre e gennaio che Dzeko, un po' per i vari problemi avuti con Fonseca, un po' in generale per il suo momento di forma, iniziava a scendere come rendimento, avevo come quinto slot Vlahovic. Ecco lì che Vlahovic ovviamente ha preso il posto da titolare di Dzeko. Quindi ovviamente le gerarchie devono essere ben definite in partenza, ma poi dopo 4
4, 5, 6, 10 giornate in cui più o meno abbiamo visto l'andamento dei nostri giocatori, possiamo anche fare ovviamente delle modifiche. Però non cambia il fatto che comunque su 11 giocatori, quando io vado a fare la formazione, almeno 7 o 8 devono essere certi di essere messi titolare. Perché se io inizio ad avere dubbi in porta, in attacco, a centrocampo, in difesa, inizio a far girare tanti giocatori, ok, magari ho una rosa molto profonda, con poche gerarchie e quindi anche in caso di infortuni potrei avere meno problemi. Però il rischio di lasciare veramente tanti bonus in panchina è molto molto alto. Quindi consiglio personale, ragazzi, fate sì delle rose competitive, ma che poi riusciate anche a gestire durante l'anno. Io l'anno scorso spesso quando mi chiedevate i consigli di formazione, soprattutto in attacco, vedevo degli attacchi oggettivamente impossibili da gestire, cioè vedevo 4, 5, addirittura a volte 6 attaccanti più o meno tutti dello stesso livello, dove non c'era un punto fisso, ma erano tutti attaccanti che potenzialmente potevano essere schierati, a volte sì, a volte no. E quando poi c'era l'incrocio negativo delle giornate, avevi magari 5 attaccanti contro 5 medio-piccole, quindi li volevi schierare tutti, e magari c'era la giornata dove tutti giocavano contro squadre difficili a cui segnare, e quindi trovarne 3 era difficile. Insomma, ci vogliono delle gerarchie, ci vogliono almeno un paio di attaccanti da schierare sempre, e poi in generale per ogni reparto dovete avere ben chiaro nella vostra testa l'ossatura principale della vostra squadra. Ragazzi, questo era quanto. Io spero che questo video vi sia potuto essere in qualche modo di aiuto. Vi ricordo che se volete chiedermi qualcosa lo potete fare su Instagram, pagina The Real Profeta. Qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, fatelo lì, cercherò sempre di rispondervi. Vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti sul canale, 3 livelli diversi, per accedere alle fasce Excel che andrò a fare nelle prossime settimane in preparazione alla vostra asta. Dovete essere abbonati, basta al livello da 1,99, poi con quello da 4,99 entrate anche a far parte del gruppo Telegram riservato agli abbonati. Con quello da 9,99 avrete una consulenza personalizzata quotidiana per la vostra asta, per la preparazione della vostra asta del Fantacalcio, e poi durante l'anno vi andrò a fare ogni giornata la formazione. Io vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, grazie mille, ciao a tutti e a domani. Ciao!